Ehi, ciao a tutti ragazzi, come leggete dal titolo oggi parliamo di Honest Review, una recensione onesta dopo un po' di mesi di utilizzo di questa baby qua, di questa piccolina. Fujifilm X-T1, ne avrete sicuramente sentito parlare benissimo e che devo dire, avevano ragione. Però andiamo un po' più nel dettaglio. Allora, ora sono diversi mesi che la uso e ho fatto l'aggiornamento al nuovo firmware qualche mesetto e mezzo fa circa e ci ho già lavorato un po' e devo dire che ha migliorato un po' le cose, ma vediamo di capire meglio. Io adoro questa macchina, c'è poco da fare, cioè non andrò particolarmente nel tecnico, vi darò più un'opinione di utilizzo, di utilizzo giornaliero, ecco, cosa mi piace e cosa non mi piace di questa macchina fotografica. Mi piace perché è leggera e più passa il tempo più apprezzo questa cosa, è molto portatile rispetto alla D800 con la quale sto in questo momento facendo il video. Mi piace perché è appunto compatta, leggera, portatile, si può mettere in borsa, in una qualsiasi borsa intendo. Ha delle qualità fotografiche notevoli, ovviamente ha tutto quello che può avere una reflex fondamentalmente, anche se è una mirrorless, voglio dire che si può scattare manualmente, come sapete bene. Mi piace questo movimento dello schermo, anche se mi piacerebbe che si rovesciasse per poter vedere quello che inquadro quando faccio i video, per esempio. E mi piace la sua... è piacevole da utilizzare. Io sono veramente molto soddisfatto di questa macchina fotografica, di questa mirrorless, ma c'è un ma, come sempre c'è un ma. Di che ma sto parlando? Sto parlando del fatto che ancora, questo vuol dire che ci arriveremo, però ancora non siamo ai livelli di una reflex dal punto di vista dell'autofocus. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che l'ho usata in maniera abbastanza assidua in matrimoni, durante i matrimoni, dove c'è bisogno di immediatezza, di velocità, ok, e di accuratezza, perché se inquadri, metti a fuoco e non metti a fuoco in maniera perfetta, perdi il momento, perdi lo scatto, non si ripete più quel momento, non ripotrai ricreare quello scatto, quindi se una foto è cannata, non si recupera. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'autofocus è migliorato tantissimo con il nuovo aggiornamento firmware. Mi piace il tracking mode, è migliorato veramente tanto, però ancora c'è poco da fare, non siamo ancora ai livelli di una reflex. Questo non è una critica a questa macchina. Questa macchina io, se tornassi indietro, la comprerei nuovamente. Mi piace, come ho detto, ci scatto tanto e mi piace molto. Ci ho fatto anche degli shooting fashion, tra un po' spero di potervi far vedere qualche scatto, qualche foto. Per adesso non posso per una questione di copyright, ma ci arriveremo tra qualche mese magari. Il risultato è stato davvero notevole, si deve prenderci la mano, non è come scattare con una reflex. Se siete abituati ad una reflex dovete cambiare un po' il modo di lavorare, di pensare, di ragionare, di impostare questa macchina fotografica. L'altra cosa che mi piacerebbe, che non lo so, scattasse in automatico in qualche modo, è il fatto che quando io metto qui sopra un trasmettitore wireless, se non mi ricordo di togliere l'otturatore elettronico, quindi di lasciare selezionato solo l'otturatore meccanico, il flash esterno non funziona. E questa è una noia, perché me lo dimentico continuamente. Bisognerebbe che quando inserisci un trasmettitore wireless lei lo riconoscesse e in automatico escludesse l'otturatore elettronico, ma non è un gran problema, fondamentalmente sono io che sono un po' fuso e mi dimentico spesso le cose. E l'altra cosa che mi manca da morire su questa macchina fotografica è un buon flash TTL da mettere a slitta, uno speed light da mettere sopra o anche da tenere esterno. Diciamo che abituato al Nikon, all'SB800, SB600 e anche alla D800, alla D600 e anche alla D700, D300, tutte le Nikon che ho avuto permettevano di utilizzare
gli SB come flash sopra la macchina, ma anche con il sistema infrarossi esterno, in maniera molto accurata. Il sistema TTL di Nikon è sempre veramente molto accurato, molto preciso. Non voglio dire perfetto, perché la perfezione diciamo che non esiste, ma la cosa che mi manca di più, specialmente in situazioni come per esempio i matrimoni, è un flash a slitta adeguato a questa macchina. Credo che forse Fuji sta aspettando di capire verso dove va il mercato, se farà un upgrade nella prossima XT, diciamo, XT2, XT10, XT10 è già uscita, non lo so, nella prossima fascia professionale, nel prossimo upgrade di questo gioiellino, magari ingrandirà il sensore, cambieranno delle cose, forse ci sono veramente delle dinamiche commerciali che ancora io non capisco, però tolto un flash che si può comprare specifico per la Fuji XT1, che non è proprietario, comunque è un, credo che sia uno Yonguno personalizzato per la XT1, non ci sono grandi cose. Si possono utilizzare vari altri flash sul mercato generici, ma che dire, rimpiango i miei SB sulla Nikon e tendo ad usare molto di più la Nikon D800 rispetto a questa durante i matrimoni, nel caso soprattutto durante la cerimonia, nei casi dove c'è da usare il flash, dove c'è bisogno che il flash funzioni buona alla prima, funzioni bene e subito, senza diciamo possibilità di aggiustamento. Ho sempre un po' paura di cannare lo scatto, questo è dovuto anche sicuramente al fatto che anche se ci ho preso davvero molto la mano, ancora non ho la manualità che ho con le mie Nikon, che ormai le conosco come le mie tastiere. A livello di impostazioni c'è sempre una leggera differenza, e la grandezza dei file ovviamente che fornisce la D800 permette di stare diciamo un po' più larghi per poter tagliare in inquadratura, in composizione, per poter tagliare in post produzione. Questo permette tante volte in situazioni come i matrimoni, dove appunto succedono le cose in maniera veloce, in maniera dinamica, permettono di scattare in maniera un po' larga, prendendo l'azione, quello che sta succedendo, e poi poter andare a zoomare in digitale, perché i megapixel forniti dalla la quantità di megapixel forniti dal D800 permettono appunto di fare questo. Con l'XT1 bisogna invece tornare, ma questo è semplicemente un'impostazione mentale, bisogna tornare a curare di più la composizione, lo scatto, perché 16 megapixel non mi ricordavo quanto piccole, quanti pochi fossero, quanto piccole fossero le immagini, piccole per modo di dire, perché rimangono dei file assolutamente utilizzabili in tutti i modi, in tutti i sensi, per tutte le situazioni. È solo una mia cattiva abitudine. Bene ragazzi, direi che più o meno è tutto. Ve la consiglio? Sì, ve la consiglio. Credo che rimanga una delle migliori macchine ancora ora, dopo un anno e mezzo, due, quasi due forse, che è uscita, una delle migliori mirrorless che ci sono sul mercato. Fuji fa un ottimo lavoro con gli aggiornamenti. Ogni volta che Fuji fornisce un aggiornamento, vi posso assicurare che ci sono, hai la sensazione che hai comprato una macchina fotografica nuova. E io non capisco perché Nikon e Canon non facciano lo stesso. La mia D800 credo che da quando ce l'ho dovuta aggiornare solo due volte, credo due upgrade firmware. Invece il firmware, l'aggiornamento firmware permette di aggiustare tutti quei piccoli difetti, quelle piccole incongruenze che ci sono dopo il lancio di una macchina fotografica, ma anche di aggiungere funzionalità, e l'abbiamo visto con l'ultimo aggiornamento software della XT1, che ha totalmente rivoluzionato l'autofocus di questa macchina, migliorandolo di molto, devo dire. Bene, non sono obiettivo fotografia, non sono obiettivo su questo, sul giudizio di questa macchina, non totalmente, perché ci sono, anche se è da poco tempo che ce l'ho, ci sono già davvero molto affezionato, mi piace davvero tanto, mi piace talmente tanto che avevo pensato di venderla qualche mese fa per passare a Sony. Sono veramente tentato di
avere una Sony full frame, perché io credo, scusate il clacson, io credo che il full frame sulla, su una mirrorless sia davvero il futuro, e se i problemi di autofocus vengono migliorati a questa velocità, arriveremo a brevissimo tempo ad un prodotto di ottima qualità che possa davvero sostituire la vostra, la nostra reflex digitale. Fino adesso ancora non buttate via la vostra reflex, perché ha ancora il suo perché di esistere. In accoppiamento queste due macchine, la X-T1 e la D800, per me sono il top, mi piacciono, mi piace lavorarci in coppia, e quello che è possibile fare con questa spesso non è possibile farlo con la D800, e viceversa, sono molto complementari, mi permettono di sopperire a praticamente tutte le situazioni. Bene, recensione onesta effettuata. Sono le 5 e 10 minuti e io devo andare a fare uno shooting. A dopo, ciao ciao! Ah, vi ricordo di iscrivervi al canale se vi è interessata la recensione, di dare un'occhiata al sito, c'è un video fighissimo che ho messo, dovete guardarlo assolutamente, una moto che surfa, non perdetevelo. Alla prossima!